Ricordare, premiare, valorizzare. Sono queste le parole chiave della quarta giornata dedicata a Lisa Garbellini. L'evento commemorativo, legato alla memoria della giovane ricercatrice sondrese scomparsa nel 2011, è diventato ormai un appuntamento di primo piano per la comunità cittadina, durante il quale personalità del mondo accademico si confrontano su temi di grande attualità. Un'occasione per portare avanti i progetti di Lisa, come mette in luce il fratello Francesco. Questo evento, ormai giunto alla quarta edizione, ci aiuta in due modi. Uno è a ricordarla come persona, e quest'anno in particolare ci saranno proprio delle testimonianze di amici, quindi personali, che condivideranno appunto tante esperienze vissute con lei. E poi invece c'è l'aspetto più di portare avanti quelli che erano gli interessi e le attività che svolgeva in IREAL PERSAF, e quindi a supporto del territorio. L'appuntamento di quest'anno, che avrà luogo venerdì 2 dicembre presso la sala consiliare della provincia, dal titolo Dal consumare al generare, pone al centro tematiche di stretta attualità, foriere di spunti di riflessione sullo stato attuale del nostro sistema economico e sociale, come sottolinea Bruno Di Giacomo Russo, direttore dell'Osservatorio sulla Valtellina. La scelta sul titolo e il contenuto della giornata parte sempre dall'intento di valorizzare gli studi sulla Valtellina. L'idea è quella di ragionare su quelle che possano essere le prospettive per un sistema di generatività sociale, un sistema che si basi sui legami sociali come fonte di sviluppo economico e sociale. Anche quest'anno tanti i partner pronti a supportare questo progetto, tra cui l'amministrazione provinciale, la cooperativa sociale Ippogrifo, Banca Popolare di Sondrio, Banca Credito Valtellinese, BIM e CISL. La collaborazione di CISL, come per gli altri anni, consisterà in offrire un tirocinio formativo a questi giovani per dare valore alle loro tesi, ma anche per dare valore ai loro profili, per fare in modo che anche il territorio venga sviluppato attraverso le loro capacità, le loro conoscenze e i loro studi. Nel corso della giornata di lavori, durante la quale interverrà anche la sociologa Patrizia Cappelletti con una disamina approfondita sulla prospettiva offerta dalla generatività sociale, verrà anche presentata la rivista Percorsi Valtellinesi 2016. La manifestazione si concluderà con la proclamazione dei vincitori del premio di laurea, che avranno la possibilità di presentare al pubblico il frutto del proprio lavoro di ricerca legato all'ambito locale.